Guarda, piccola Celeste, c'è una bambolina per te che si chiama Corol. Sicuramente vuole giocare insieme a te. Vuole che tu le pettini bei capelli viola. Vuole che tu la prenda in braccio e la coccoli. Vuole che tu le dica che è la tua bimba. Ma guarda, Celeste, osserva bene il vestitino di Corol. Mia figlia allora si avvicina alla bambola e guarda. Ora l'abitino appare con tutti i suoi bei disegni. Vedi, Celeste, sul vestitino di Corol sono dipinti degli unicorni con criniere colorate. Allora mia figlia dice: penso che Corol voglia che le raccontiamo una favola sugli unicorni. Va bene, Celeste, dico, mi preparo a narrare una storia. Intanto mia figlia guarda la bambola e il vestitino colorato. Io allora mi reco nello studio e ritorno nella camera da letto di mia figlia portando un libriccino. A tema sono gli unicorni e io invento una storia. Mentre mia figlia pende dalle mie labbra, io apro il volumetto e declamo. Guarda, Celeste, c'è un piccolo unicorno femmina che si chiama Arcobalena. Essa spalanca le braccia da una finestra a forma di cuore e dice: buongiorno a tutti voi, bambini e bambine, voglio parlarvi di me e raccontarvi la mia vita. Sono unicorno Arcobalena e il mio compito è portare gioia e allegria. Da questa finestra mi affaccio e invito voi bambini e bambine ad ascoltarmi. Sono qua tutta per voi, per parlarvi di me e delle mie belle giornate. Così dice, cara Celeste, unicorno Arcobalena. Ed ecco, voltiamo pagina. Arcobalena è immersa in una vasca piena di schiuma e di bolle e dice: inizia il mattino e io faccio cominciare la giornata con un bel bagno divertentissimo. L'acqua scroscia su di me e nella schiuma mi immergo come in onde del mare. E nella mia vasca salto e ballo, iniziando la giornata all'insegna della gioia e della ilarità. Sono unicorno Arcobalena e a voi bambini voglio portare felicità. Celeste, vuoi venire anche tu in mezzo alla schiuma? Potrai lasciarti catturare dagli spruzzi, per poi emergere dalla vasca pulita e pronta per volare in cielo. Guarda, Celeste, io, unicorno Arcobalena, ho tre palloncini legati alla schiena che mi portano in alto, e io sfreccio tra le nubi in un cielo che è diventato rosa. E volo e mi muovo e avanzo tra nubi e nembi. Il vento mi fa dondolare or qua or là. E i palloncini mi portano sempre più in alto. Essi sono come una mongolfiera che mi solleva su nel cielo. Ma ecco, io vorrei volare con le mie forze. E allora unicorno angelo mi regala le sue ali azzurre. Ed ecco, io indosso occhiali a forma di cuore e con queste ali mi libro nel cielo. Sono come una colomba, come un gabbiano, come un piccione. Volare è bellissimo. Porta gioia immensa.
Mentre avanzo nel cielo, saluto le nubi che mi danzano attorno. Ciao, unicorno arcobalena, mi dicono, noi siamo le tue amiche. Anch'io vi voglio bene, dico alle nubi. E tutte insieme nel cielo facciamo un grande ballo e una grande danza. Ma ora, celeste, è tempo di ascoltare musica. E io, unicorno arcobalena, mi posiziono su un letto a forma di cuore e accendo la mia radio. E una musica dolcissima si sprigiona. E in compagnia di queste note io posso danzare ed esibirmi in piroette difficilissime. Io posso ballare al ritmo della musica. Ora faccio salti su suoni rock. Ora mi muovo invece in mezzo a musica jazz. Poi voglio fare una pausa in compagnia dei miei amati fiori. Allora raccolgo rose, margherite e altre corolle e le posiziono vicino a me e siedo. E inalo i loro profumi e guardo i loro petali. Poi chiudo gli occhi e fantastico di essere anch'io un tulipano o un giglio. Poi, sempre con la fantasia, mi trasformo in un fiore, i cui petali hanno tutti i colori dell'arcobaleno, e questo è il mio fiore preferito che mi protegge. Allora io felice decido di fare una pausa e penso di festeggiare con uno snack. Ed ecco, sotto un bell'arcobaleno mangio i popcorn. E di qua vi saluto bambini, vi saluto tutti. Volete anche voi qualche popcorn? Volete mangiare insieme a me? Sono unicorno arcobalena e voglio portare relax e felicità. E dunque, bambini e bambine, venite in mia compagnia e insieme inneggiamo alla vita e alla sua bellezza. Insieme giochiamo e gustiamo qualche buon popcorn. Così dice unicorno arcobalena, cara celeste, ma ora è tempo di voltare pagina. Di nuovo ritroviamo la nostra amica unicorno che esibisce una bella borsetta a forma di cuore e dice: mi sono innamorata di un unicorno simpatico e bello. L'ho conquistato con la mia dolcezza e con la mia tenerezza. Si chiama lui Unicorno Martino e il mio cuore batte per lui. La mia borsetta è a forma di cuore e contiene le lettere d'amore che lui ha scritto a me e io ho scritto a lui. Unicorno Martino abita in un regno che si chiama Dolce Reame e per andare là devo volare. Dunque mi aiutano i miei amici palloncini. Li ho appesi al mio dorso ed essi mi portano in alto in alto. E io viaggio lungo il cielo azzurro. E passo tra nubi e domino i venti e i palloncini sempre mi sostengono e mi trasportano. E vado dunque ora qua e ora là e avanzo. E non vedo l'ora di arrivare da Unicorno Martino che mi ama.
Ed ecco, sto arrivando nel suo regno. Da lontano sento le voci di lui e dei suoi amici. In coro mi dicono: vieni unicorno arcobalena, ti stiamo aspettando per festeggiare insieme a te e passare una bella giornata. Ed ecco, io arrivo da unicorno Martino e dai suoi amici. Questi mi accolgono con gioia e abbracci. E unicorno Martino si è nascosto, sento la sua voce che mi dice: ora mi trasformo. Prenderò una nuova forma per farti una sorpresa. Allora io, unicorno arcobalena, mi domando in quale modo si trasformerà unicorno Martino. Chiedo ai suoi amici, ma nessuno sa darmi risposta. Tutti mi dicono: sarà una sorpresa. Ed ecco, corri di qua, corri di là, io attendo l'evento. Ad un tratto saluto gli amici di Unicorno Martino perché una forza magica mi solleva in alto verso il cielo e io sono posizionata su una nuvola rosa. Essa mi dice: ciao, sono Unicorno Martino che ha preso la forma di una nube. Oh, che bello, io grido e cuoricini si spandono su di me. Sono Unicorno Arcobalena ed ora amo questa bella nube rosa. Essa mi dice: ti è piaciuta la trasformazione? Ma il gioco non è ancora finito, ora ti farò un regalo. Così mi dice la nube rosa in cui si è trasformato Unicorno Martino e mi porge un dono. È chiuso nella carta e io attendo di aprire il pacco e di vedere di cosa si tratti. Ed ecco, bim bum bam, dal pacco esce un paio di occhiali colorati che si posizionano sul mio viso. E Unicorno Martino mi dice: questi occhiali hanno le lenti dal colore dell'arcobaleno e sono magici. Grazie ad essi vedrai una realtà fatata, piena di fiori stupendi, frutti meravigliosi, giardini, un mondo di fiaba. E infatti io scorgo una terra piena di castelli e di torri, di recessi ombrosi pieni di fiori, di boschi, di monti, di laghi. E Unicorno Martino mi dice: quando ci sposeremo andremo ad abitare in questo reame che vive nella fantasia come noi. Ed ecco, ad un certo punto io mi tolgo gli occhiali e ritorno nella mia terra. Così dice Unicorno Arcobalena e qua nella sua terra gusta una bella fragola. Dolce e succosa, colorata e bella. E mentre Unicorno Arcobalena si ciba, Martino dice: alcuni nostri amici unicorni sono in pericolo perché il loro arcobaleno sta perdendo i colori e noi dobbiamo aiutarli. In che modo? Chiede Arcobalena e Martino risponde: te lo svelo subito, purché tu mi ascolti con attenzione. Sono pronta, risponde Unicorno Arcobalena, e Martino dice: ora ti regalo una bella borsa, dentro la quale c'è una bacchetta magica. Tu la devi custodire con attenzione, in modo da non perdere nulla. Ho anche fatto un'altra magia, hai due ali con le quali puoi volare nel regno dei nostri amici. Là dovrai trovare l'arcobaleno che sta perdendo i colori e con un colpo di bacchetta magica dovrai ripristinare le loro tinte.
Sei pronta, unicorno arcobalena? Domanda Martino ed ella afferma: sì, sono prontissima. E dunque stringe bene il manico della borsetta e si appresta a volare nel reame degli amici che è in pericolo. Ed ecco, unicorno raggiunge l'arcobaleno che ha solo colori rosa e sfumature di rosa. Esso pende da una nube, la quale dice: abbiamo bisogno anche degli altri colori. Così, grida la nuvoletta e aggiunge: unicorno arcobalena, ci puoi aiutare? Ed ella risponde: sì, ho una bacchetta magica che farà ritornare tutte le tonalità. La nube è contenta e dice: bene, bene, fai questa magia, unicorno arcobalena. Ed ecco, ella dice: non dovete che aspettare qualche secondo, e tira fuori dalla borsetta la bacchetta magica. La agita e dice: viva gli unicorni, viva Martino Arcobalena e i nostri cuori, tornate colori. Ed ecco, compare l'azzurro, compare il giallo, compaiono varie tinte. Allora Unicorno Arcobalena è contenta non solo perché è innamorata, ma anche perché ha fatto del bene, ha ripristinato i colori dell'arcobaleno nel reame degli amici. Ecco Celeste, ora domandiamo a Corol se le è piaciuta la storia. Mia figlia annuisce e vorrebbe prendere la bacchetta magica di Unicorno Arcobalena e compiere anche lei un prodigio. Celeste dice: vorrei trasformare Corol in una bambina in carne ed ossa. Con la fantasia lo puoi fare, dico a mia figlia e aggiungo: potete insieme andare nel regno degli unicorni. Qui incontrerete Arcobalena e Martino e i loro amici. E tutti insieme potrete dire: evviva le nubi, evviva la magia, evviva la bacchetta fatata. Evviva Corol, evviva Celeste. Evviva Martino e la sua dolce amata. Evviva la storia che è stata ora raccontata. Evviva gli amici e la loro bontà. Evviva una vita lunga di tanti giorni. Evviva, evviva, evviva gli unicorni. Celeste mi guarda soddisfatta mentre osserva anche la bambolina. Capisco che la storia le è piaciuta. E io ringrazio la fantasia che tanti doni sa elargire. Ora mi sento anch'io un po' bambina. Faccio l'occhiolino a Corol e le dico come fossi anch'io piccina: evviva gli unicorni.